piaciuta la prima puntata? Sicuro io vi siete annoiati. Comunque noi siamo la classe 4A dell'Istituto Comprensivo Don Milani, di Novate Milanese. Questa è la seconda puntata e l'ultima del podcast sugli Zitti ed è intitolata Un popolo di guerrieri e mille dei. Nella prima puntata abbiamo parlato della civiltà itita. A questa puntata parteciperanno Chiara, Maria Chiara, Sofia, Alessandra, Gabriel, Noemi, Carlo, Vincenzo, Iota, Leonardo, Meike, Sofia. Buon ascolto! Sei per caso l'esperto Yonef? Ti posso fare una domanda? Perché gli Ittiti sono considerati un popolo di guerrieri? Beh, gli Ittiti avevano armi in ferro, quindi erano più potenti. Avevano carri da guerra più veloci, perché avevano ruote a sei raggi. Invece gli altri popoli avevano ruote piene. Ora intervisteremo il secondo esperto, che è Carlo. Carlo, hai studiato? Hai fatto i compiti? Di solito Carlo è un bel monello, ma gli piace la storia. Carlo, ti posso porre un quesito? Come lavoravano il ferro? I Ittiti fondevano il ferro in forni riscaldati con carbone e ventilati con l'aiuto di un mantice. Dopo averlo lasciato parzialmente raffreddare, battevano il ferro con pesanti martelli per fargli assumere la forma desiderata. Ora intervisterò la nostra esperta Chiara. Perché i carri da guerra erano così veloci? I carri da guerra erano così veloci perché erano trainati da cavalli che gli altri popoli erano sconosciuti. Il cavallo è il mio animale preferito e poi perché avevano ruote a sei raggi. Per questo permetteva ai carri di essere più veloci perché erano più leggeri. La prossima esperta è Sofia. Sofia, toglimi una curiosità. Gli Ittiti erano politeisti? Sì, certo, gli Ittiti erano politeisti, cioè che credevano in tanti dei. Ma aspetta, esperta Sofia, ti devo fare un'ultimissima domanda. Devo andare. Perché si chiamavano popolo dei mille dei? Venivano chiamati popolo dei mille dei per due motivi. Il primo era perché erano politeisti, che vuol dire che credevano in tanti dei. Il secondo motivo è perché quando sconfiggevano un popolo loro prendevano i dei del popolo sconfitto. Speriamo che il nostro podcast vi sia piaciuto e vi auguriamo di scoprire altre cose sugli Ittiti.